Simone Pepe è rientrato nelle rotazioni dopo l'infortunio con Casale, sperando di aumentare 2 minuti nella prossima gara con Capo. Partiamo però dal momento della BCC. Come è rientrata in palestra la squadra dopo la sconfitta? Beh, siamo rientrati, secondo me, consapevoli che questo sia un momento difficile perché abbiamo avuto tanti infortuni, ma questo non deve essere una giustificazione. Abbiamo fatto una prima parte di campionato di quelle 5 partite dove abbiamo vinte 3 giocando con 5 squadre fortissime e quando poi siamo arrivati a giocarci 2 partite con squadre dello stesso livello nostro dove dovevamo vincere. E lì si è un po' visto anche a causa delle difficoltà, un po' la nostra debolezza mentale. E quindi poi in settimana ci siamo parlati e penso che questa settimana sia servito molto perché molte volte le sconfitte servono più delle vittorie. E abbiamo ricominciato meglio di prima e io piano piano sto tornando dall'infortunio, quindi tutto per il meglio per adesso. Ritorno in Sicilia per te dopo le stagioni ad Agrigento, affrontiamo Capo d'Orlando, che avversario sarà? Avversario difficile, 4 vittorie consecutive in questo campionato così equilibrato, così strano. Se vinci 4 volte consecutive non è un caso, quindi sarà una partita difficilissima e dove noi stiamo cercando di prepararla al meglio, e anche perché noi abbiamo solo un risultato da fare, che è quello di vincere, e non possiamo andare lì che vincere e perdere è la stessa cosa, che non è vero, quindi possiamo andare lì e provare a vincere a tutti i costi, anche 1-0 va bene. Sei uno dei volti nuovi di quest'anno, però subito apprezzato dal pubblico, nonostante non siano presenti sulle tribune del Palapacchetti. Ci fai un bilancio non solo di campo di questo primo periodo qui? No, questo è stato un periodo dove mi sono trovato, ho trovato persone, io ho sempre detto che stando in Sicilia 3 anni dove ho trovato persone straordinarie. Venendo qui tutti parlavano, no, però andando più su al nord le persone sono più distaccate, invece non è vero, non è vero assolutamente. Mi sono trovato benissimo con persone sempre a disposizione, sempre presenti in tutti i vari aspetti della vita che ho fatto fino adesso qui, sia a casa, con la mia famiglia, che qui nel campo. Quindi diciamo che fino adesso è tutto quanto positivo. Grazie.